Christian Cappello ha vissuto per 15 anni insieme a Marta. Poi il destino gliel'ha portata via, mentre era incinta al settimo mese di Leonardo, il bambino che portava in grembo a causa di un'embolienza alla parto. E da quel momento terribile, Christian ha dovuto trovare la forza per andare avanti. Christian e Marta amavano molto viaggiare, e insieme avevano creato anche un blog di viaggio. Così Christian ha deciso di continuare a viaggiare, ma a piedi, per ritrovare se stesso e per ridare un senso alla sua vita. Per iniziare questo suo percorso, Christian ha scelto il 2 aprile del 2016, il giorno in cui sarebbe dovuto nascere il piccolo Leonardo. Oltre 4.000 km per raggiungere a piedi 27 centri di ricerca che in Italia sviluppano cure per la fibrosi cistica. Questo perché Christian e Marta condividevano proprio il desiderio di raccogliere fondi per le associazioni che svolgono ricerche sulle malattie rare. Christian ha così iniziato a camminare, percorrendo circa 35 km ogni giorno. Ha trovato la forza di combattere il suo dolore e la sua storia ha colpito molte persone, che lo hanno aiutato durante il suo percorso offrendogli ospitalità. Christian ha poi fondato l'associazione Marta for Kids, in ricordo proprio di Marta. E grazie a questo suo viaggio ha ritrovato un nuovo scopo di vita, donare e fare del bene, convertendo il dolore in amore e speranza.